Buon pomeriggio a tutti da Antonella. Vi saluto da questa location così bella che è la sede dell'associazione D'Arca. Mi trovo qua oggi insieme a questi simpaticissimi ragazzi, questo bel giovanotto e queste due belle signorine, perché abbiamo un progetto che vogliamo sottoporvi. Infatti prende inizio da oggi una rubrica che settimanalmente vi terrà compagnia, nella quale metteremo a vostra disposizione le nostre conoscenze e la nostra bravura, la nostra manualità per portare avanti un progetto appunto che vede la realizzazione di cibi e quindi di prodotti alimentari che vanno tantissimo, questo lo sappiamo, al di là delle diete il cibo va tantissimo, realizzati con i prodotti di questi nostri territori meravigliosi e con tutto ciò che ci può offrire l'associazione Sicali Solidale Shop, che è appunto questa associazione portata avanti dall'Arca. Che cos'è l'Arca? L'Arca che ci ricorda qualcosa di meraviglioso, l'Arca di Noè che salvò i nostri progenitori dal diluvio. Ecco, l'Arca è un'ancora di salvezza, è una barca che si muove con dei ragazzi sopra, con delle persone di varia età, di varie professioni, di vario stile, chiamiamolo così, per far sì che questi ragazzi possano stare insieme, divertirsi, imparare qualcosa, giocare, ma anche realizzare qualcosa di importante. E questo qualcosa di importante sono questi prodotti ai quali noi oggi abbiamo deciso di dare una veste confezionando dei cibi. Perché ci sono io qua che non ho nessun titolo per essere qua? Perché sono una che ama la cucina e sono convinta che attraverso il cibo si manifesta amore. Mia nonna diceva che cucinare è un atto di amore. E quindi attraverso la cucina, attraverso quello che noi realizzeremo, possiamo anche dimostrarvi il nostro amore, perché no? Una cosa, vediamo di capire chi è l'Arca. L'Arca è un'associazione che esiste da 20 anni. Come ti trovi all'Arca? Benissimo, ci troviamo bene, siamo un po' di cose, facciamo esperienze nuove. Potresti stare senza l'Arca? No. Come ti piace l'Arca? Viva l'Arca, ecco, questo già abbiamo chiarito qualche cosa per cominciare. Quindi l'Arca è questo posto dove ciascuno è protagonista, però tutti insieme nella solidarietà e nella collaborazione, che sono la base della società, perché siamo stati creati come sociali, non come individui. L'individualismo è la piaga dell'umanità, la socialità invece è ciò che unisce, così come nei cibi, che se si mescolano gli ingredienti poi le cose vengono bene. Se uno si mangia un pezzo di farina, un pezzo di sugna e una goccetta di cioccolata, che succede? Gli fanno male così quasi. Se uno invece amalgama, unisce tutte queste cose e ci mette la passione e l'amore, viene fuori un prodotto, viene fuori qualcosa di bello e noi cercheremo di fare questo oggi. Ti piacciono i dolci? Sì, sì. Poco tanto? Poco poco. Poco poco. Ti piacciono i dolci? Sì. Io molto. Io brava, ecco, viva la sincerità. Allora, oggi realizzeremo una ricetta tipicamente siciliana, perché non è solo cammaratese o sangiovannese, noi la condividiamo con tutto il nostro territorio montano, chiamiamo così, quindi con Caltanissetta, a cui siamo vicini, le cassatelli. I cassatelli, che sono un prodotto realizzato con farina, zucchero, sugna, un po' di vino, poi vi darò la ricetta più dettagliata. Per la verità sono un cibo tipico del mese di maggio, perché anticamente, poiché la produzione lattearia era più abbondante nel mese di maggio, la ricotta veniva prodotta in grandi quantità nel mese di maggio, allora le cassatelli erano tipiche di quel periodo. Però a Cammarate, a San Giovanni, poiché c'era nel mese di marzo la usanza bellissima di bicchiarieggi, lo sapete cosa sono i bicchiarieggi? Sì. Le tavole che esistono in che tutta la Sicilia. Che io l'ho fatte! Brava! Una a scuola! Perfetto, io le scuole ci stanno aiutando anche a portare avanti questa tradizione. Di bicchierirli, i cassatelli erano un prodotto che la faceva da padrone nelle belle tavole allestite, ma no, da allora e anche adesso, tenendo presente che però che mentre adesso il cibo lo buttiamo, allora molta gente lo desiderava e allora fare tutto questo, questi dolci meravigliosi era anche qualcosa che la gente si poteva permettere raramente, però riusciva a farlo e quindi noi oggi realizzeremo questo prodotto.